Meno male che lo dicono perché se no io l'avrei preso sul serio. Però molto retrowave. Sì, synthwave. Già. Non è un gioco della Madonna. No, è un gioco della Madonna. Ho letto male. Avrei dovuto mettere più chiave. Comunque hanno un buon gusto musicale i Sì. russi almeno. Cosa so? Ah, perfetto! Ti stai allegramente drogando? Almeno loro lo stanno facendo. Sì, loro. Possiamo... È una collection, quindi possiamo scegliere quale Ah. giocare. Basato sui film horror degli anni 90. Dai, ma figo. Ne avevo fatto un altro tempo fa che era una collection di giochi horror, però come se fossero giochi della PS1. Era tipo un disco di demo perduto e finto, ovviamente, però era una bella, un bel concept. Infatti, is a horror game with PS1 inspired Ah, ok, graphics. se ne guarda un po'. Ok, ti lascio scegliere Mi ispirava al secondo, per l'appunto, quello di prima. a te. Volevo vedere un po' tutti. Ah, c'è Pop... Ah, ecco Ah! dove era Pop Killer. E allora vada per questo. Ispirato dai trash horror movies degli anni 80, è corto, Sì. semplice, con l'obiettivo di essere esagerato. Ah, c'è anche il 2. Ah, meno male. E il 3. The Clowns No! Fun. No, Questo. no, 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 no. The Elevator. Questo lo giochi tu. Sei matto? Cioè, in pratica mi chiedi di scegliere tra una fobia o l'altra. No, volevo vedere quanti ce n'erano, sono tanti. Sì, però la fobia dell'ascensore secondo me Ma sì, claustrofobia. è niente di cui preoccuparsi. Buono. Ok. Ma questo non è russo, forse. Però Sembra un pochettino fatto meglio de della sembra media. bellino. Ma bella la Esatto. musica. Ma Sì? stai scherzando? Sono russi. Questo è quello che ci dobbiamo segnare. Almeno mi sembravano nomi russi. Beh, Mancarella, Sebastiano. Ok, col controller non si può giocare. Questi sono giochi belli, fidati. Ci fidiamo, ci fidiamo. È giorno con l'H staccata, cioè l'H spostata. Put the horror movies on the shelf. Sweep stains from the floor. Throw the trash from downstairs. Clean the graffiti on the outside walls. Non è difficilissimo. Madonna, Quindi perché sono quello del clown? sullo No, shelf. Mi dispiace, io che ne sapevo. Sullo è colpa shelf. tua. Quale shelf? No, Devi non cercarlo. è action. Suspense. Good movie. Good movie mi sembra giusto. L'hai messo? The Power Rail Massacre l'ho già visto. Questo è un altro, è un gioco che esiste veramente, mi sa. Perché sono sicuro di averlo visto. Endless Space. Ok. Ultimo. Ah! Questo c'è nei giochi di prima. Ma anche Endless Days, anche Ok. Ah, ok, quello no. del clown. Tipo tutti. No, quello di mezzo non l'ho visto. Che ansia. Sacco backroom, scusa. Bel bagno. Mi sono dimenticato uno dei task. Ah, pulire.
Con cosa? Eh, Con la già. manina? C'è pure gente. Che bello. Già, film per adulti. Lo chiudi dentro. Lo chiudi dentro. Ma con cosa puoi pulire, scusami? Già, non sembra che io abbia un inventario. Mi spiace per le macchie di merda, signore, ma non so dove. Sarà qua, sgabuzzino? Era la cantina, tipo. Questa è la spazzatura che devo portare via. Un cucinino, ci sarà anche tipo uno sgabuzzino con i prodotti per pulire, a logica. Sì, anch'io. Non mi fa neanche raccogliere la spazzatura. Stavo aspettando me. Prego, Lino. Diceva che le devo fare queste cose quando non ci sono clienti. Ah, può essere. Quindi magari è quello il problema. Guarda lì che c'è il mocio. No, che se ne va con il furgoncino. Non mi piace sta cosa. Il furgoncino bianco No, non mi piace che... diventa buio. Sì. Si è consumata la scopo. il banco. Come fai? Sta arrivando qualcuno. La polizia. Ma no. Polizai. Non lo fai entrare, lo blocchi. Lo placco proprio, sì. Mi hai finto di non esserci. Sì, mi nascondo dietro il bancone. No, mi sa che devo aspettare che finisca lui, se no non posso fare il resto. Però non capisco la questione del... portare fuori la spazzatura. Secondo me la devi mettere o fuori di qua o lì sul retro. Ma non la posso raccogliere. Questo... Magari quando non ci sono clienti, prima ci hai provato che c'era Ah, cliente. già, infatti aspetterò. Come prego, non ho sentito. Non ho sentito. Valeva la pena provare. Ma no, di nella porta di fianco al coso del mocio. Aspetta che... Si è acceso tutto. Lì, prova. Questo. Ok. Ha Non senso. mi veniva come dirtelo che c'era di lì il bidone. Ne puoi prendere solo uno alla volta. Già. Sbatta. Non ho capito perché si è accesa tutta la luce. Non mi piace sta cosa che non mi carica l'esterno. La luna è bellina. Io faccio meno fatica a portare fuori l'immondizia a casa mia. Perché è tutto dire. Lo sto facendo pure correndo. Chiudi la porta. No, non è ancora finito. Ah no, ce n'è un altro.
Non l'ho visto. Arriverà sicuramente un altro cliente adesso che finisco. Sì. Se ti eri chiuso fuori ridevo. Si riapriva, sì. Per l'appunto. Questo me lo devo tenere per la Horror Night ottobre, però per ora no. Potrei. Rompergli con gli anni e chiedergli costantemente se posso aiutarlo. Non credo te lo faccia fare. Mi deve restituire qualcosa, lo so. Ah, deve cagare. Però poi ti affitti una cassetta. Io devo manco dare la chiave. Ah, Vabbè. prende ed entra così, va bene. Ti ha scorreggiato addosso. Puoi seguirlo? Poverino, è già depresso, lascialo stare. Oh mio Dio! È horror perché è awkward questa cosa. Bello, sì, bellissimo. Pronto. Normale serata fino a poco fa. Lo spluff mi ammazza. Signor Marco, oddio. Oh Madonna. Cagato una carogna morta. Non fa neanche un acquisto, un noleggio, niente. Oddio. Ma le mosche le ha cagate direttamente lui, cioè. Prima non c'erano. Cos'altro dovevo fare? Cancellare i graffiti. E forse lo posso fare a mano. Già! Però no. Mi segui il signor Marco. Che gli stronzo, mi ha Verso incantato il nuovi water. cessi. Magari uno che passa la sua vita ad andare in tasca ai cessi dei posti. E questo è un strano obiettivo nella vita. Beh, ma perché se caghi così ogni volta non puoi cagare a casa tua, scusami, di È idraulico poi è giusto. un casino. Ci Allora, sarà una spugna, un qualcosa? sì, oppure magari devo prendere il secchio e usarlo per il Splash water. anche. Se torna gli dico che non ho altri bagni. Col cazzo che pure quello dei dipendenti mi vada a intasare. Dio mio. Ah, ok, per i graffiti. Spugna è gialla adesso. E ora si è consumato il secchio. È arrivato alla fine del suo ciclo vitale. Fatti Facciamoci investire. investire. No, non funziona. Poteva schiacciarmi contro il muro se sbloccavo il finale segreto. Se mi chiedono di usare il cesso, gli dico che abbiamo un problema. Che è rotto. Beh, è la verità, tipo.
Visto in modo awkward dietro le mensole. Allora, fatto, 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 fatto. Io sturerei anche il water, poi fai tu. Sì, ma non è nella mia lista dei compiti, quindi evidentemente no. Ma non dirlo a me. Non mi crede, pensa che sia stato io. Questo tizio che sta arrivando è YouTube. Ci Saprei. sarà una pala. Una pala per spalare la merda. Un badile. Però adesso non ho più obiettivi. Beh, Io non ho scantinato. sì. Era unica. Io Toby l'ha fatto. Ah, no, aspetta. Se sostieni il team con una donazione ti inseriscono come personaggio nei loro giochi, io Toby l'ha fatto. Ah, è davvero io Toby. So che è arrivato un altro cliente. No, era un suono strano. Ok, quindi era davvero YouTube, fantastico. Ok, ma aspetta, scusami, però vista la media dei giochi che mi mandi normalmente, mi aspettavo l'ennesimo gioco russo fatto male. Infatti dicevo, questo gioco è insolitamente interessante, è piacevole, privo di bug grossi. Va. La cassetta. Spali via. E dai, stavolta ho fatto il bravo. No, ma è bellino. Ah, solo che non me l'aspettavo. Ah, è vero, c'era un altro cliente. Ho visto delle luci strane al piano di sotto. Indovina. Ecco la trama dell'horror. Che odore di merda. Trail killer. È per quello che non la potevi togliere. Beh sì, ci vorrebbe comunque uno squadrone di persone per togliere tutta quella merda d'accesso, cioè, ma caga come un elefante quello lì. Invece che comunque puoi pure entrare e fargli compagnia. Sì. In realtà non vi siete scambiati una singola parola, siete rimasti lì tra una puzza e l'altra. Ma sì, magari gli tenevo anche la mano. Cioè. Adesso mi devo aspettare il pup killer che arrivi, cioè, ti ho ucciso. Prima un gioco del cazzo, adesso un gioco di merda. No, ma mi sono immaginata te inginocchiato, mi tenevi la manina. Sembrava un po' triste, effettivamente, Vorrei vedere con tutta quella roba nello stomaco. chissà da quanto non andavo. La puntata di South Park dello stronzo più grosso del mondo. Che bella che era. Bono, di più. Commentare questa cosa.
Mettiti a bordo strada ad aspettare Non le posso. macchine. Non posso andare oltre il cancello. Posso scendere, in effetti. Beh, se ho bisogno di cagare almeno, non devo cagare sopra con quella roba che c'è già. Che poi il poop killer dovrebbe uccidere lui, non me. Sì, infatti. Gliela spiegare. Tipo arriva tu. No, guardi, non è mia, non so come dirglielo. Faccio un test del DNA. C'è se tu e l'acqua dovevi tirare tu. Non saprei. Maria. Ah, John, adesso è scritto giusto. Ma La musica synthwave. slow motion. Sì, come se non fosse chiaro. Che meraviglia. Cioè, ti ha rotto il collo praticamente. Scusa. C'è lo stronzo per terra dietro la cassa. Cioè, la merda non la puoi togliere. Non posso manco lavarmi la faccia. Adesso arriva il cliente e mi trova con la smerdata in pieno volto. Cioè, ma scusami. Dici che è una cosa culturale? Non lo so. Prendigli. No, perché la puzza si sente. Chiaramente è una donna. Fammi fare ancora più figura di merda. Oppure un uomo. Sembrerebbe avere delle tette molto alte, quindi magari era un uomo. No, scherzi a parte, sembra una donna, però non saprei. Certo. Il problema è la grafica che non lascia molto. Ci ritrovo. Sì, ma anche quello tipo. Sì, ma comunque ha fatto la sua apparizione, ha lanciato la merda e se n'è andato senza che. Mi aspettavo peggio. Già. Cos'è sta puzza di merda? No, mi sfotte! Horror perché devo convivere con la puzza e la merda spalmata in faccia e mentre faccio il mio lavoro. La manovra del bene. Io ci ho provato a entrare in più. Ma poi è tipo un negozio di VHS in mezzo al nulla, Sì. non c'è nient'altro, tipo un distributore di benzina. Ok. Ma
Scopriamo che il cliente di prima che mi stenta andando anche all'altro bar. No. Alle tue spalle. No. È lì dentro. Sarà al piano di sopra nel cesso. No. Oh no! Non hai più neanche il mocio. Ma quel tizio che era qua. Era merda man lì, full killer. Non era ciò che ti aspettavi. No, cazzo, il poop killer scappa. Mi corri, scappa, c'è il poop killer. Oh no, corri, c'è Caccamen. Ho sporcato la scimmia. È l'outro più bello di sempre. Voglio bene a Carl Casey, onesto. Karim Musa. Sì. Basta non parlare di me. Che abbia fatto la scelta sbagliata. Se No. faccio continuare la game, mi fa riprendere da lì. Sì? Che dramma. Ma Ned Flanders. Una freccetta. No, dai, la musica va in loop così, no. È magico. Mi piace che si sentono in dovere di scriverlo. Niente, muori comunque. Ah, che strano. Bene, proviamo qualcun altro. Cioè, devo dire che mi ha intrattenuto questo. Non ciò che avevo in mente per la serata, ma ok. A te ispirava questo? Sì. Controlli guardiano del faro su un'isola isolata. Forse non li Estrema amavo. solitudine e ambience. Però ci stava anche il primo. Sì. Oddio. Avevo visto un horror carino ambientato dentro un faro. Cioè che facevi il guardiano del faro. Non mi ricordo come si chiama, era una roba abbastanza sconosciuta, però sempre comunque un horror pixeloso in prima persona.
Pasquale Salzano. È quello che ti ha intestato il bagno prima. Hanno un cast limitato lo riciclano. Minchia, se c'era Zebo 89, porca troia. Ti immagini? Non mi sembra il tipo che farebbe una donazione. Però mi sembra il tipo che qualcuno potrebbe fare la donazione al posto suo, giusto per dargli fastidio. Già. Capace che ti querela se fai una cosa del Sì. genere. Lui ti troverà e ti querelerà. Non la prenderebbe con filosofia, Zeb, mi sa. I gabbiani. I pennuti di mare. Momento idratazione. Fortuna che non mi stanzi quindi nessun gabbiano. Devo aspettare l'inseguimento. Sono io che sento. Sì, ma hai sentito degli sviluppatori di Terraria che hanno donato 100.000 dollari agli engine open source in seguito alla questione di Unity? E quelli di Terraria manco usavano Unity. Anche se ho sentito che stanno un po' ritrattando adesso. Sì, ho sentito, mi pare. O a Godot? No, aspetta. Aiutami. Non so come si pronuncia. Coso 2D, non Coco 2D, non ricordo. Mi ricordo che erano due comunque. Uno era Godot e l'altro non me lo ricordo neanch'io. Ma se devo essere sincero, prima che succedesse tutto sto bordello, non avevo neanche mai sentito parlare di Godot. Godot. Che ansia che sono piantati lì così di spalle. Si sta stiracchiando. Non sembra avere i piedi ben per terra. No, infatti. Sì, poi ne parliamo il 25. Comunque sembra una situazione molto instabile per il momento. Mi aspetto che possano cambiare delle cose. So che anche se dovessero fare dietro front, alcuni sviluppatori proprio non ci vogliono più avere a che fare con Unity proprio per principio. Ma vedete. È un po' un casino perché Unity comunque aveva il suo motivo di esistere. Però adesso ha anche motivo di morire, che cazzo. La tocca pianissimo il dottore. Ma è pesante fare una roba Lo del so. genere, veramente. Tu vuoi male a chiunque, a te, perché ti fallisce la tua azienda, i tuoi dipendenti, ma anche i clienti. Cioè, l'unica cosa che ami sono i soldi, se fai una cosa del Sì, genere. il gioco che stai giocando è fatto con Unity, mi sa, la landscape sembra la sua. Sì, mi pare che si vedesse il simbolo di Unity all'inizio. Valvola. Giro cose a caso senza sapere. Vediamo. Need key.
almeno in quello di prima avevo le task. L'ho girata tutta almeno. Ok, adesso sto girando. Posso buttare esatto, immagino. Se non li rompo i giochi non sono contento, va bene. C'è qualcosa dietro le casse. C'è una botola dietro le casse. Non posso girare. Cioè, questa cosa. Quindi praticamente il lavoro è caricare il faro a molla. Ok. Vabbè, evidentemente mi serve un collaboratore. Anche per dormire. Il jumpscare di Star. Spento il faro, dobbiamo tornare su. Minchia, che buio. Lui è ancora vivo, probabilmente. Ma dove era? Cambiami a tutte le ore. Oppure una lanterna, ma non so come. Ma dai. Tasti per chinarmi. Che non mi aiutano in alcun modo, perché non è che ho più visibilità, semplicemente vedo più storto. Valvola. È facile la vita del guardiano del faro. A sto punto perché non ti metti il letto vicino? Ah, perché fa casino, forse. Eh sì. Mi pare strano che la luce faccia così tanto rumore. Perché non è la luce che fa rumore, l'ingranaggio che grida. Però sembra proprio che tu senti lì. Ah. Cioè, quello che. Oh no, il mio compagno. Cosa gli sarà successo? È morto. Peggio, è sparito. Sebastian, no, era il mio unico amico su quest'isola. Sarà il frigo. Sto dicendo, adesso vedi che ti ha rubato l'alcol. No, però magari c'era la testa nel frigo, no? Dove sarà finito Sebastian? Cerchiamo se sarà un faro. Ci sono due location in tutto il gioco, una delle due mi pare. Ma magari ce n'è altre, io non le ho trovate. Per assurdo che ti fa vedere là sotto e non ci puoi andare.
Magari col faro lo troviamo meglio. Almeno infatti ci conviene fare un diretto per l'isola. Ho paura di perderlo. Che per un attimo credo di poter cadere sotto. E troviamo il suo cadavere che galleggia in mare. Io comunque ho raccolto una lanterna, quindi in teoria dovrei poterla usare, però nessuno dei tasti sembra farlo. Adesso cosa si mette i controlli? Ah, non sono i controlli, sono i filtri. Se volessi giocarmelo così. Così. Ok. Bello anche così. Horror. Non lo so, c'è un modo per. No, devo per forza sceglierne uno. Secondo me possiamo dire addio a Sebastian. Chiaro, però ritrovare il suo cadavere probabilmente è quello che mette in moto una serie di eventi, non lo so. Però non mi ha detto meglio che vada a dormire, detto, cioè mi sembrava lasciar presagire che dovevo intraprendere una ricerca. Visto tipo un bordo strano sullo schermo prima, non ho capito. Lì tra l'altro c'è un muro invisibile, non può andare. So che c'è una barca, che c'è un faro, c'è casa mia. C'è il malo. Basta. Non è tornato a casa. Se non fosse un contesto horror, non mi dispiacerebbe viverci. Mentre se mi mettono la vita però. Ah, e dovrebbe poter consegnare Glovo, se no è un problema. Già. Ok, non ho capito dove devo andare, proverei a rientrare in casa. Non penso che quest'uomo si sveglia, accende il faro e dorme per tutto il resto della sua esistenza, però ok. Magari sì. Ci sono dei giochi horror che hanno questa meccanica, diciamo, per farti fare sempre gli stessi, la stessa routine, però succedono cose nel mentre. Ah, questo è il passaggio dei giorni che Mi mi stai sa. indicando. Ansia. Grazie.
cassa per un mese. Sono senza voce. Maschia, sei tu? Mi hanno abbandonato qua. Io, il faro. Sebastian perduto. Potrebbe essere carino mettermi un jumpscare appena finisco di girare la mano. Aspetta. Cazzo. Cadute le scatole, posso andare nella botola. Bellino. Scusa, la Mi sa che lanterna. la devi prendere. Me la illumina, cioè mi fa il segno rosso, però se non so, forse devo andare un po' avanti e lui dice ho bisogno di luce, se no non capisco niente. Ma devi trovare qualcosa da infuocare. Pure è previsto che io cammini nel buio così, però non ho punti di riferimento, devo camminare all'indietro. Sei Sebastian, io non ti vedo mica. Ma vaffan... Ma vaffanculo. Non mi ha attaccato finora, io non l'avevo manco visto. Cioè, facevo un altro passo, mi faceva il jumpscare senza Sì, vederlo. Ma porca era troia! pure peggio. No, non credo. No, adesso sono Stephen. Andiamo bene. Però io l'ho fatto il mio lavoro, Vedi che si chiama Karim? Sì, l'abbiamo notato Sì, prima. l'avevamo visto prima. Però cazzo, non me l'hanno detto di avere un No. menù, mi sarebbe tornata utile da... Prima casa, poi faro. Poi casa, poi faro. Però io non ho fatto niente, io ho fatto esattamente. Ah. Questo C'è cigolio non suona bene. del sangue. Grazie, non l'avevo proprio notato. La lanterna. Lo so, no, è che sentivo un cigolio e mi aspettai di trovarmi qualcuno impiccato. Beh, qui è tutto a posto. Si fa un commento sul sangue e non sulla scritta, però ok. Ho rimesso le casse a posto. Non me ne separo più dalla lanterna adesso, scusami, perché dovrei?
chissà cosa c'è qua dentro, si scoprirà prima della fine del gioco, immagino. Ma non, cioè, non dice assolutamente niente in merito. Oh. Dico, io prima comunque l'ho alimentato tutte le volte, non, quindi non è che... Ma forse ha bisogno di sangue. Sono un po' troppo lunghetti questi intermezzi. Sarebbe carino fare tipo che il frigorifero è un modo per capire quanto tempo è passato, che c'è sempre meno roba, magari. Devo andare di nuovo. Sono cascate le gas. Non sarà mai accaduto. Allora, la torcia c'è sempre. Non so se devo tornare a dormire. Puttana. Magari il sangue c'era pure prima, io me lo sono fatto al buio. Può essere. Riesco a vedere cosa c'è là sotto. C'è un'altra torcia. Scappare, scappare, scappare. Qualcosa per rimuovere le assi di legno, io però non l'ho vista. Ma quando dovessi trovare una chiave, posso guardare poi le casse. Che mi ha detto proprio chiaro, mi serve una chiave. Sabotaggio, quindi sto facendo ovviamente la cosa giusta. Dove è finita la casa? Proprio senza l'orientamento. Che non ci sia nessuno. Chiave. Sai che è un segno di sventura. Sì. Dormire non posso andare. Ma A me terrorizza a morte, improvviso. cosa? Tutto. Ah, beh sì. Sono più che altro jumpscare, però non è male. Perfetto. Ah, è la stessa cassa. Tu l'avevi No, capito? io ho avuto il dubbio, però ho detto, boh, anche a me sembrerebbe che fossero due, cioè che siano due.
Immagino che il loop sia così, che controlli diversi personaggi, ognuno arriva sempre un po' più lontano. Sì. Questo luce non è mai una cosa positiva. Perché non posso andare? Ma stai scherzando? L'ho appena fatto! Ma vaffanculo. Che strana sta cosa, no? Ok. Tre buchi. Ok. Adesso non niente. Il corvo, ok, e mi ammazzeranno al ritorno, immagino. Ammazzeranno. Sembra di vedere qualcosa per terra. L'abbiamo fatta. Vediamo. Ok. Pensando la stessa cosa, andare a dormire. Ma prima. Ecco, lo sapevo che c'era qualcosa. Se tipo, ti direi che si è messo davanti alla porta perché l'ho Sì, è visto andare di qua, però non lo so. l'unico punto cieco, più o meno. Invece no. Succederà merda. Tu vai a dormire così. Chi è che non dorme dopo aver visto qualcuno dentro casa rientrando? Magari è stata la mia immaginazione. Visto effettivamente più che una persona una sagoma. Sì. Una figura. Questo è il suono che fa il faro quando si spegne. Cioè, quest'altro l'hanno mandato senza un compagno, visto che il primo l'ha perso, tanto vale quando è. Facciamo luce prima di tutto. Tu dammi la possibilità di aprire un frigorifero, io l'apro sempre. Bene. Questo è, no, mi sa che è da dove è entrato quel corvo, che Oh. tra l'altro l'ho lasciato sul pavimento allegramente, cioè lo potevi almeno buttare nella spazzatura, non dico dargli un'adeguata sepoltura, però. Sono le figure che adesso mi daranno la caccia e mi vorranno uccidere perché il faro ha bisogno di sangue. Potrei andare. No, vabbè.
prima questa che è obbligatorio. Ah, però comunque non ci arrivi proprio fino alla fine. Non credo di dover andare di nuovo giù. Non credo di volerlo fare soprattutto. Aspetta, ma è sempre stato così spostato? Mi pare di no. Poi magari mi sbaglio. Già, anch'io. Non posso tornare a dormire, quindi devo andare giù. Ok, calma. Così texture a bassa risoluzione adesso. Ah, se aspetta che non servono. La faccio a mettere sta chiave prima di morire? O mi uccideranno proprio nel mentre poi dovrò farlo con un altro personaggio ancora? Cerco sempre di capire se sono i passi miei o di qualcun altro. Per il tempo i miei passi non fanno rumore. Probabilmente non sono un altro passo. Beh, il faro è attivo. Potrei andare in spiaggia dove avevo visto quelle figure nella cutscene, ma perché dovrei? Ok, al letto non posso andare. Non penso che ci sia motivo di esserci qualcuno qui adesso. Non dice nulla qui. Il faro è acceso. Se devo andare verso quelle figure che si sono viste nella cutscene, pare strano però. Sicuro? Ma ci sono dei cosi di pioggia che vanno verso l'alto? È una mia impressione. Sembrano quasi rimbalzare. Potrebbe essere un effetto ottico, ma Sicuro.
Com'è che questi non li avevo mai visti? Ho trovato l'altra chiave, evviva! Bella. Adesso vado a morire! È una cosa che succede solo mentre corri, forse. Non so, No. è strano, è bruttino. Succede e basta. Non dico sia la peggior pioggia che abbia mai visto, ma non capisco perché farla così. Proprio spessa. L'ultima chiave. Ok, salve. Vorrei avvicinarmi. È una pioggia migliore della remaster di GTA, Sì, è vero. apprezzala. È vero. Penso che mi stiano inseguendo. Sembrerebbe. Non è andare a dormire la soluzione migliore quando vedi che ci sono delle persone che ti inseguono. Ok, non c'è nessuno in casa mia ora. No, mi verranno a ammazzare nel sonno. Non so neanche se potevo morire cioè, sembrerebbe di sì. Secondo me sì, ti volevano tipo sacrificare. Beh sì, no, intendo in termini di meccanica. Non sono qui, non sono nel congelatore, non mi hanno rubato il cibo. Non li vedo più. Il faro è spento. Cazzo, che dice andare sotto. Un lavoro da svolgere. Adesso Mi sa che sei costretto a riscendere lassù. io voglio andare a casa per dormire. Ma chi ti porta a riscendere là sotto dopo che hai visto che ci sono quattro persone che vogliono ammazzarti?
soprattutto non voglio. Aspetta, dov'era casa mia? Madonna, che brutto. Cioè, no, casa mia, il faro stavo cercando. Casa mia è quella. Dici che devo scendere là sotto? Mi sembra l'unica alternativa, perché scusami, Posso salire lì dove c'è la cesta? Mi sta salvando, è qua che devo te l'ho detto. andare. Sì, ma non voglio, capisci? Non ci interessa quello che vuoi, devi soffrire. Madonna. Secondo me era finito il viaggio di questo lui. Mi è sembrato il jumpscare più debole, francamente, di tutti. Immaginavo che il gioco sarebbe finito così. Con me che alimento il faro. Però la synthwave qua no. Dai, ne è finito un altro. Io però farei una taglia. Sì, anch'io, però sono bellini. Sono veramente Sì, sono bellini, me li bellini. gioco volentieri. Magari. Mayday. Magari me li lascio per i film. Sì, i film. I venerdì horror. Venerdì horror. Ma poi la schermata del titolo con i fattoni. Io già me l'ero dimenticato.